Con l'intervista di Diego Armando Maradona al processo dell'UDI attraverso Salvatore Biazzo. Occhio di telecamere, per stare in casa di voi. Senti, sicuramente Napoli si è comportato bene con te. La testa. Un minuto però, un secondo. Così mi mandi indietro. Napoli come società? No. Napoli come società... Si parla del patrimonio Maradona, si se parla del patrimonio Maradona non l'ha difeso mai a Maradona. Aspetta, Diego! Dai, vieni qua! Calma! Facci parlare! Diego! Facci parlare, stiamo parlando! Chiudo la porta! Sì, re! Diego, l'accoglienza che hai avuto, che cosa ti suggerisci? Mi sono dimenticato dell'italiano. L'accoglienza è molto buona, la gente ha saputo capire più Maradona che il giornale. A me mi hanno detto che qui era un casino, questo, l'altro. Io sono venuto qua a chiarire prima con Ferlaino, dopo con la gente, perché io sembra che la gente ha capito già Maradona. Senti, devi chiarire con Ferlaino o con il Napoli? No, prima con Ferlaino, perché Ferlaino a me, con me sempre si aveva comportato bene. Ecco, ma c'è la possibilità quindi di ritornare in campionato, di ritornare in campo con la tua squadra? Cioè c'è una possibilità di ricucire questo strappo che c'è stato con la città e con la presidenza? Ma con la città, perché sicuramente la città le hanno messo in testa quello che hanno voluto metterle. Di giocare a calcio, sono pronto adesso per giocare a calcio, però se gioco al calcio adesso non mi rispetto a me, non rispetto alla mia famiglia. Per quello prima di tutto devo chiarire molto molto bene tutto quello che è successo per Dalma e per Giannina, perché tutto quello che si è detto sul giornale e la società non ha difeso Maradona, allora il patrimonio di quello che si parla sul giornale, di quello che si parla di Maradona, non è vero. Quindi è possibile tutto, è possibile che tu possa rescindere il contratto, come tornare in campo, se ho capito bene? Sì, è più difficile che torni in campo, è più difficile che torni in campo, questo è la realtà di oggi. Domani non lo so, perché devo parlare con il presidente, e quello che decide il presidente, dopo di quello che le dica io, quello che penso di tutto questo. Senti, puoi sgombrare il campo da un sospetto, il sospetto che dietro tutta questa storia ci sia il Marsiglia? Ma io quando parlo di non giocare più al calcio, io parlo di non giocare più al calcio a Napoli, a Marsiglia, in Giappone, in Cina, in tutto il mondo. Parlo di che questa è la gente che se le metta in testa chiaramente, che se le metta in testa a tutti quelli che hanno parlato in tutti questi 15 giorni che ho mancato, che anche a quelli che hanno parlato, sicuramente già tengo una squadra di avvocati per vederci la faccia in tribunale. Anche a tutti che hanno parlato di Maradona quando io hanno fatto delle interviste a quelli di Napoli che dicevano che erano amici miei. Tutti sanno che io a Napoli molti amici non ce l'ho. Senti, ieri... Con quello che hanno scritto i giornali. Come? Che c'entra Ferlaino? Perché vuoi chiarire con Ferlaino quello che hanno scritto i giornali? E chi mi paga a me? E chi mi deve difendere a me? Quando io non ci sono? Che ti ha mandato Ferlaino a te?
Io devo parlare con il mio presidente. Con chi devo parlare? Con te? Non devo chiarire con te. Io devo chiarire con il mio presidente. Questo è normale. Ha fatto una causa per la richiesta dei danni. Come? Perché ti ha fatto la richiesta dei danni? Sì, ma o perché non ti ha difeso dagli attacchi, diciamo. Sì, ma su questo anche devo parlare con lui. Senti, ieri è morto Gaetano Scirea. Era Mondiale 82, è stato tuo avversario. Cosa ricordi di lui, cosa pensi? Ma io ho il miglior ricordo di lui. Io visto sui giornali la morte sua, veramente non lo posso credere. Non lo posso credere perché l'ho visto l'ultima partita con la Juventus. Lui pieno di vita, veramente questo è un dramma che veramente non si può risolvere, purtroppo non si può risolvere. Io sicuramente il calcio e la sua famiglia ha perso un uomo grande veramente.